L'amore per la propria terra è ciò che anima la Corsa dei Bersaglieri, un binomio perfetto per essere ospiti di Otto Brando, una manifestazione nata per la valorizzazione di Floresta e del suo territorio. Il secondo weekend di Otto Brando a Floresta è stato dedicato al suino nero dei Nebrodi e ha visto migliaia di visitatori che hanno scelto il comune più alto della Sicilia per trascorrere una giornata speciale tra cibo e territorio. La Sicilia ha il vanto di avere l'Etna, il vulcano più alto d'Europa. Onere e onore perché questo maestoso e magnifico gigante causa anche numerosi problemi al territorio, ma la sua bellezza e maestosità hanno fatto sì che il suo nome figurasse nella fanfara che abbraccia e identifica tutto un territorio. Secondo domenica, questa è la domenica crusa, le bandiere dell'Otto Brando, perché è quella del suino nero. Voi vi accorgete che c'è molta affluenza, evidentemente siamo riusciti ad attrarre tutti gli avventori, i turisti, e cerchiamo di migliorarci sempre. Io dico ringrazio tutti, ringrazio il Padre Eterno perché la giornata è riuscita. Abbiamo convegni, abbiamo i ragazzi della scuola alberghiera, stiamo facendo assaggiare tutti i nostri prodotti, speriamo sempre a migliorarci sempre. E vi attendiamo per la domenica prossima, quella dei funghi. E poi ci sarà un altro fine settimana dedicato all'eccellenza di Floresta, la Provola dei Nebrodi. Sì, l'eccellenza in effetti è la Provola dei Nebrodi, ma il suino nero concorre benevolmente con la Provola e quindi siamo contenti. Avete curato anche l'organizzazione di questo evento garantendo anche i parcheggi, perché davvero i visitatori sono tanti e bisogna trovare anche le location per le autovetture, c'è il bus navetta anche. Certo, ci sono le navette, anche perché devo dire che queste cose ci fanno maturare affinché dobbiamo ampliare i parcheggi, perché in effetti siamo un po' carenti, ma comunque siamo riusciti a sistemare pullman e macchine, ci siamo riusciti grazie a Dio. C'è tanto lavoro dietro? Eh sì, c'è organizzazione, devo dire grazie a tutte quelle che sono approdicate, anche ai cittadini che stanno collaborando. Appuntamento quindi altri due fine settimana qui con Otto Brando a Floresta, ma poi diciamo Floresta è bella da vivere tutto l'anno. Certamente, noi siamo fortunati intanto perché ubicati a questa altezza, un paese pianeggiante, ma oltre all'Otto Brando speriamo di allungare con Nove Brando, dicembre, cioè cerchiamo di attrarre sempre gente e raccogliere nel modo migliore. Non perdere il prossimo weekend a Floresta con i laboratori del gusto, elaborazioni gastronomiche e degustazioni sul tema del giorno, funghi, frutti e grani antichi. E poi domenica 20 ottobre con la 17ª Sagra dei Funghi.